Allora, fra 4 giorni parto, venerdì, vado, mi fermo a Roma e poi giù in Sicilia. Dovrò affrontare un viaggio in treno di 9 più 3, 12, quindi 3 ore per Roma e poi l'indomani 9 ore per la Sicilia. E quindi mi porterò il computer, finirò l'ultima correzione del mio secondo romanzo e terzo libro. Prima di partire però non voglio lasciare tutto in disordine, non ci riuscirei mai a passare l'estate sapendo che a casa ho le mie cose in disordine. Tra cui sto facendo una cosa molto 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 da nerd. Sto avendo le varie console che ho perché le voglio liberare dalla polvere. Quindi in compagnia di Woody e Buzz, che ormai sono sempre lì, sto smontando tutto, i vari attrezzi. Ok, sono arrivato a Roma, adesso vado incontro a Marta. Tutta questa discussione la rivedrai nell'Artist Diary poi, anche tu. Questa discussione? Se vuoi saluta perché sei nell'episodio. Non scherzi a parte. No, sei nell'episodio 12. Ah, nell'episodio. No, possibile. Sì. Ho visto il nono. Adesso esce il 10, ma tu lo sai. Ma te sei bloccato però dopo. Dallo 0 al 10 sono stati girati e montati tutti l'anno scorso. Ho capito, e li hai immagazzinati. Ora Certo. li tirai fuori tutti adesso. Ah ah. Però Questi, i prossimi li tirerò fuori prima. siamo rimasti a Natale del 2018, Sì, e infatti questi li tirerò fuori prima. anzi Natale e gennaio del Ma 2019. comunque saluto. Domani mattina sveglia ore 6 e si parte per le 9 ore in treno. Adesso andiamo da Rodolfo, il padre di Marta, la mia ragazza, che vuole dare un saluto speciale ai miei nonni. Sta guardando il libro, cosa sta facendo? Oh. Vieni, vedi che non lo so. Devi dare il saluto Un ai. saluto ai nonni, quando arrivi giù, un bacione, un abbraccio forte. Era Grazie. Michelangelo. Michelangelo, vabbè, pure a Melina. Pure a Melina. Mi scuso per l'abbigliamento, però sono uscito adesso dal bagno. Mi sono dato una bella rinfrescata perché qui fa il caldo che si muore. Bello così, dai. Fa un caldo che si muore, veramente. Buonanotte. Attaccano questo video, è attaccato questa la manichetta dell'acqua, signore. Siamo fermi a Siracusa.
Ciao. Ciao. Vedete, guardiamo tuo papà che si sta prendendo il mandarinetto. Cosa dite sul mandarinetto? Sarà buono. Sarà buono. Ah, commentiamo in live. Credo stia dicendo la faccia nostra, stia dicendo. Salutate a Marta, Francesca, tutti ciao, quanti. Ciao. Benissimo. Adesso carichiamo la macchina di mio zio Alfredo e poi ce ne andiamo a Giardini, a mare, perché oggi pomeriggio voglio farmi un bagno, anche se sono le 7 di sera, non lo vado a fare. Si sale qui, questa ne abbiamo preso anche una mansarda e per adesso tocca a me stare qua, fare questo sacrificio. Qui dormirò io dove c'è la chitarra. Si entra proprio, si esce e si entra in qualcosa di... Credo che oggi per me sia iniziata l'estate. Marta, ti sto aspettando. Mamma, papà, vi sto aspettando domani. Fra, ti sto aspettando la prossima settimana. Stasera sarò da solo qua, perché i miei nonni dormono giù. Il piano è questo, sistemare giù da mia nonna, sistemargli tutte le cose a loro. E poi me ne vado a mare, cioè poi me ne vado in spiaggia io, assolutamente. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo colazione? Sì, no, no. No. Buongiorno. Oh, ciao. Sono messo a 3 metri dal mare e oggi si sta benissimo. Piccolo aggiornamento, i miei genitori ritardano, quindi mi arrivano stasera, quindi adesso vado a cucinare una buona pasta al pesto e saremo io, mia nonna, mio nonno. Mi alma está completa, ya no hay nada hay que buscar. Si recordé mi fuerza, mi fragilidad, fue para defenderte de la oscuridad. Y conocí la luz en tu mirada y me encendiste las estrellas apagadas. El universo cabe entero en este amor.
ancora ci regalerà una delle sue perle, un saluto originale per l'occasione. Qui è all'interno di un artist diary, devi regalare qualcosa al pubblico. Vai. Tu non sai, ma io questo è montaggio, lo sai come la trasformerò. Sotto la farò tarantinata. Dice cose buone, lui dice cose positive. Lo rappresentava il battesimo. Mamma, contenta del pesce preso? Bello, bello. Mio padre mi ha chiesto, mi ha fatto una richiesta. Ha trovato un sasso piatto per terra e mi ha chiesto di scrivere un pensiero per me, sì, per me, per lui e sua moglie e mia mamma, così che poi lui se lo conserverà. Una richiesta parecchio strana da parte di mio papà, cioè non strana nel contenuto, ma strana nel momento in cui me l'ha fatta. Quindi adesso, allora, il sasso, c'è il pennarello, intanto, eccolo qui, lo scriverò qui. Io ovviamente ho già pensato alla frase. Oggi ci ha raggiunto Francesca, sei nell'Arts Diary episodio 12 o 13, devo decidere. Ha appena ricevuto il suo regalo di compleanno fatto da me. Sono le 5 del mattino.